Ciao a tutti! Oggi sono qua per mostrarvi gli ultimi libri e fumetti che sono entrati a far parte della mia libreria. Alcuni, come al solito, li ho acquistati io, altri mi sono arrivati o dalle case editrici o tramite collaborazione. Era da inizio anno che non giravo un video del genere, credo che l'ultimo book haul risalga proprio a gennaio, quindi si sono accumulati un po' di titoli e spero di non aver dimenticato nessuno, quindi non voglio dilungarmi oltre, però voglio ricordarvi che se ancora non siete iscritti al canale potete farlo, trovate il pulsante qua sotto e in descrizione trovate i vari codici sconto da affiliate e link da affiliata attraverso cui, come sapete, potete acquistare veramente quello che più volete, una percentuale va a sostenermi, e trovate anche il link alla pagina Ko-fi dove potete offrirmi una simbolica tazza di tè. Io vi ringrazio già da ora, davvero davvero di cuore. Partiamo con un titolo che non è né un libro né un fumetto, ma una fanzine. Per chi non lo sapesse, io collaboro a un bellissimo progetto dedicato a Giappone a 360 gradi, ovvero Kotodama, e vi partecipo con un piccolo contributo. Ho infatti una rubrica dedicata al fumetto giapponese, ai manga, manga caffè, e scrivo per questa fanzine. Potete leggere tutti gli articoli in maniera completamente gratuita, magari vi lascerò il link qua sotto, però viste le tante richieste abbiamo deciso di creare una versione anche cartacea che raccogliesse tutti i numeri usciti fino ad ora. E quindi vi presento qua il primo numero cartaceo di Kotodama, che raccoglie i primi 4 numeri, se non sbaglio, Kotodama 0, 1, 2 e 3. Ogni numero ha un tema centrale, dal femminismo, abbiamo parlato di gatti, incrocio di culture e corpi. E io poi ho applicato ovviamente questi temi nel mondo del fumetto, facendo in alcuni casi anche un paragone ad esempio col fumetto italiano, parlando proprio di incrocio di culture. Non potete capire quanto faccia strano avere in mano una cosa che ho scritto anche io, anche se in piccola parte, c'è comunque la mia rubrica per ogni numero e mi fa veramente stranissimo poterlo sfogliare, però sono veramente molto molto contenta di far parte di questo progetto. Non si parla solo di fumetto, anzi si parla di letteratura, di quotidianità, di lingua, ci sono delle ricette, veramente di tutto. Se vi appassiona il Giappone io vi consiglio di darci un'occhiata. Passiamo a due acquisti che ho fatto durante la fiera del libro Book Pride qua a Milano. Innanzitutto Fragranze di morte, ve ne ho già parlato in lungo e in largo qua sul canale, di Yokomizu Seishi, è edito per Sellerio. È la terza indagine del detective Kindaichi. Ogni romanzo è in realtà, diciamo, autoconclusivo, non ci sono riferimenti ai casi passati, almeno per adesso, però insomma questo è il terzo che è stato pubblicato e raccoglie due indagini, quindi si tratta di un giallo giapponese. Sempre a tema Giappone, ho recuperato anche Favole e leggende del Giappone dallo stand di Abi Editore. Se non sbaglio, qua negli shorts, insomma, nei video tipo Reel o TikTok, vi avevo già condiviso questo titolo qua assieme anche ad altre favole giapponesi che si presentano sotto forma di buste. Si tratta appunto di racconti popolari che riguardano un po' il folklore giapponese. Da Garzanti poi mi è arrivato un titolo che ancora devo leggere, ma ha tutte le premesse per essere l'ottimo titolo da leggere se vi è piaciuto finché il caffè è caldo, ovvero A volte basta un gatto. Non solo la copertina ricorda vagamente quel libro, ma un po' anche la trama, perché in questo caso ci troviamo di fronte a un grande magazzino in cui gira un gatto e se lo si riesce a trovare è possibile esprimere un desiderio. Ci sono delle persone che vorrebbero rivedere ad esempio i cari che ormai non ci sono più, quindi si pronuncia una storia abbastanza, non dico strappalacrime, però potrebbe essere commovente e dovrebbe anche lanciare un messaggio molto molto positivo, quindi sono molto curiosa di leggerlo. Da Edizioni Omi sono arrivati due nuovi romanzi di Matt Haig. Il primo che è arrivato è stata La possessione di Mr. Cave, che dovrebbe essere un romanzo più oscuro, diciamo più tra virgolette negativo rispetto ad altri che abbiamo imparato a conoscere di questo autore. Riguarda il rapporto un po' ossessivo, un po' difficile fra padre e figlia, e poi il club dei padri estinti, che è una sorta, non dico di retelling dell'Amleto, ma fa riferimento un po' all'Amleto. Devo leggere ancora entrambi, ma vi farò presto sapere.
Da Einaudi mi è arrivato Basho, lo stretto sentiero del profondo nord, di cui vi ho già parlato nell'ultimo video dedicato alle ultime letture, quindi non mi dilungo. Non avevo mai letto nulla di questo autore ed è stato interessante. È una sorta di diario di viaggio, raccoglie impressioni, piccole descrizioni che ha fatto l'autore durante appunto uno dei suoi viaggi. Da una casa editrice con cui non avevo mai collaborato prima, ovvero Hakka, mi è arrivata questa raccolta di racconti fra Italia e Giappone di Francesca Scotti, che si chiama Il tempo delle tartarughe. Sono molto curiosa di leggerlo. È un titolo breve, sono circa 120 pagine. Vi farò sapere anche di questo titolo. È uscito poi un nuovo libro illustrato dallo stesso autore di Botteghe di Tokyo. Potevo io non acquistare Notti di Tokyo di Mateusz Urbanowicz? Assolutamente no. Questo forse mi è piaciuto anche di più rispetto a Botteghe di Tokyo, per motivi diciamo personali, perché si presenta proprio come quel libro. Raccoglie infatti delle illustrazioni che ha fatto l'autore e pensate, ha preso spunto per questo progetto da delle illustrazioni che ha fatto in seguito a delle passeggiate notturne che faceva appunto con la moglie. Lui in realtà aveva iniziato a esplorare un po' la città da solo quando ero arrivato a Tokyo perché appunto non conosceva nessuno ed era arrivato lì per lavorare in uno studio di animazione. E già questa cosa la trovo molto carina, il condividere questo momento, no? Un po' anche le riflessioni, non dico sulla vita, però ci sono tutti questi scorci di notte della città e oltre alla descrizione di che cosa è rappresentato, ci si sofferma anche sulla tecnica utilizzata, quindi chi magari disegna o è appassionato di questo settore sicuramente apprezzerà. Più punteggio super bonus, alla fine c'è una bellissima intervista, una bella chiacchierata fra l'autore e Makoto Shinkai. Ebbene sì, e io mi sono messa a piangere e non c'è nulla di commovente, strappalacrime né niente, però appunto come vi dicevo ha toccato una parte mia personale che evidentemente è ancora un po' emotiva e mi ha emozionato tanto, quindi per tutti questi motivi io ho adorato questo libro. Mi sono arrivati poi un po' di manga da parte di J-Pop, l'ultimo che è arrivato è un'ultima uscita, Dance Dance Dancer, il primo numero, di cui se non sbaglio è uscito o uscirà a breve anche l'adattamento anime, sono veramente troppo curiosa. La storia parla di un ragazzo che da bambino si appassiona alla danza classica, ma per questo viene un po' preso in giro perché è poco virile, quindi cambia totalmente disciplina, ma poi gli si riaccende, diciamo, la passione, la fiamma quando a scuola incontra una ragazza. La mia fuga alcolica di Kabi Nagata è invece il nuovo capitolo del suo racconto molto personale. Qua si concentra in particolare sulla sua dipendenza da alcol, o meglio, non parla della dipendenza vera e propria, ma di che cosa è successo a causa di questa, ovvero è stata ricoverata in ospedale per una pancreatite acuta e ci racconta un po' com'è stata questa sua esperienza, insomma, fra ospedali, medicine, dover venire a patti col fatto che la sua vita è cambiata. L'ho trovato meno incisivo rispetto agli altri suoi fumetti e anche più, diciamo, monotematico. Un fumetto che mi ha sorpresa tantissimo, Miroir, da parte degli stessi autori di The Promised Neverland, raccoglie tre racconti sulla figura di Coco Chanel che non emerge in maniera, diciamo, fisica, ma attraverso altri personaggi. Sono storie ambientate in Giappone che hanno, diciamo, come scopo quello di raccontare un po' che cosa ci è rimasto, no, di questa, non solo stilista, ma vera e propria icona, e di nuovo una cosa secondo me super bonus: alla fine c'è un'intervista fra l'editor e gli autori molto molto approfondita in cui si parla di ogni singola storia, un po' anche della tecnica usata perché i disegni sono sì in bianco e nero, ma c'è anche un tocco di colore, quindi spiegano in che modo hanno usato il colore, perché hanno scelto di raccontare determinate storie e così via. E poi Se-chan di Tomoko Oshima. Non l'ho detto, ma sia Miroir che La mia fuga alcolica sono due volumi unici, così come Se-chan, che parla di una ragazza che va a letto con tutti e di un ragazzo che non è minimamente interessato nelle altre persone. Nonostante questo ha comunque una fidanzata, ma appunto non
non è interessato nemmeno a lei. Queste due persone molto diverse si incontrano e fanno di questo incontro una sorta di, non dico rifugio, ma una sorta di protezione dalle varie cattiverie del mondo. Sullo sfondo infatti troviamo diverse rivolte e attentati. È una storia drammatica che non ha saputo, secondo me, colpire proprio a fondo. Da Longanesi mi è arrivato un romanzo di un autore italiano ambientato però in Giappone, ovvero Le due morti del signor Mihara di Tommaso Scotti. Una cosa molto curiosa è che quando mi è arrivato questo libro non era da solo, era assieme ad una lattina di caffè come quelle che immagino si possano trovare nei distributori automatici in giro per il Giappone, in particolare nelle grandi città. E mi ha fatto un sacco sorridere sta cosa, vorrei un sacco berlo ma ho paura ad aprire la lattina. Comunque, questo romanzo non solo è ambientato in Giappone, ma si tratta sempre di un noir, thriller, giallo. Sono particolarmente curiosa. Vi leggo magari brevemente la trama. Un Giappone sconosciuto e oscuro, corroso da antichissime e spietate tradizioni. Questo è il teatro in cui l'ispettore nippo-americano Nishida si trova ad affrontare un caso impossibile da risolvere. Mi sono arrivati poi un po' di titoli da parte di Bao Publishing. Il primo è il Brown di Now, uno dei titoli, secondo me, iconici del loro catalogo, tant'è che io non avevo ancora letto questo titolo, ma avevo ben presente la copertina, perché se non sbaglio è presente anche sul loro sito in alcune grafiche e eccetera. Si tratta comunque di una storia che affronta il disturbo ossessivo compulsivo. Mi è arrivato poi il nuovo fumetto di Aoi Kebe, ovvero Dobugawa, La superficie dell'acqua, un volume unico che a me è piaciuto tantissimo. Ci sono varie storie che si intrecciano fra di loro e che hanno a che fare con le piccole cose preziose della vita. Sapete che a me queste storie quotidiane emozionano tantissimo. In più ci sono diverse scene che hanno a che fare un po' con col cibo o con dei profumi o con dei suoni, e penso che sia molto suggestiva come lettura. Se poi vi è già piaciuto l'altro suo fumetto, che è in realtà una serie, Princess Mason, secondo me adorerete anche questo volume qua. E poi mi è arrivato, lo attendevo tantissimo, Da non aprire mai di Ken Nimura, autore che io ho amato tantissimo in I Kill Giants, ma di cui ho apprezzato anche Henshin, che fa parte sempre della collana Iken. Questo in realtà no, infatti mi aspettavo che facesse sempre parte della collana dedicata a fumetto giapponese. Ken Nimura ha origini giapponesi, è nato però in Spagna. Se non sbaglio però vive e lavora in Giappone. Comunque, banda alle ciance, non so perché mi perdo in questi piccoli dettagli. Comunque, questo fumetto raccoglie tre storie dedicate alle storie popolari giapponesi. Infatti io sto leggendo una fiaba al giorno tratta da Fiabe giapponesi, che è una raccolta appunto di racconti di questo tipo edita da Einaudi. E la primissima storia mi ha ricordato tantissimo una delle tante fiabe lette. E l'autore fa infatti riferimento a diversi di questi racconti. Alla fine c'è proprio una sorta di bibliografia, una collezione di titoli da cui ha attinto per appunto raccontare in chiave, tra virgolette, moderna o comunque rivisitata queste storie, che affrontano vari temi cari comunque non soltanto alla tradizione, ma si parla anche di valori cari alla cultura giapponese in generale: il senso del dovere, del rispetto, del duro lavoro. Hanno anche una sorta di morale che spesso emerge, no? Che se ti comporti bene hai un premio, o una comunque se agisci in maniera disinteressata, hai un animo gentile, verrai ricompensato, e così via. Veramente molto carino se vi piacciono queste storie un po' tradizionali. Ho preso poi un po' di manga. Innanzitutto ho recuperato Frieren, spero che si pronunci così, perché se non sbaglio ho capito che è un nome tedesco e dovrebbe pronunciarsi Frieren e non Frieren, però non saprei. Oltre alla fine del viaggio, in realtà ho preso i primi due volumi, eccolo qua l'altro, ma ho letto soltanto il primo. Si tratta di una serie fantasy che in tantissimi mi avete consigliato. Io mi aspettavo qualcosa di, diciamo, avventuroso. In realtà non è così, o almeno questo primo volume non è così, ed è una storia proprio malinconica, non dico triste, però c'è sempre quest'aria un po' nostalgica e malinconica che non mi aspettavo e mi ha sorpreso veramente tanto. Quindi per una volta sono contenta, perché le storie incentrate solo, ad esempio, sulle battaglie, l'azione
eccetera, non mi entusiasmano, quindi ho apprezzato che questo fumetto invece fosse diverso. Ho preso poi il numero 1 di Canis di Arhatter, avevo già letto il numero 0, e qua entriamo un po' più nel vivo della storia. Mi è piaciuto di più rispetto al precedente volume perché era una sorta di introduzione, secondo me c'erano diversi flashback troppo veloci che hanno reso la lettura un po' confusionaria. Qui invece ci soffermiamo in particolare su uno dei protagonisti che è un cappellaio e sul suo rapporto non soltanto con questo lavoro ma anche con un ragazzo che ha conosciuto da poco. È un boys love, ma non aspettatevi i classici cliché e le classiche scene da boys love. Bene o male tutti seguono un certo percorso. Qua si va molto molto più lentamente, molto molto più soft, almeno per adesso, e lo apprezzo, devo dire. Un fumetto che avevo totalmente snobbato, che pensavo non potesse fare per me, ma invece poi ho recuperato, è Oshi no Ko. Ne avevo sentito parlare benissimo, quindi mi sono detta: cavolo, ma questo sembra in realtà un fumetto che potrei amare, e così è stato. A parte, vabbè, bellissima la copertina sbirluccicosa, e se non sbaglio con questo primo numero trovate anche questa. Comunque, è un fumetto che parla del mondo delle idol e dell'intrattenimento in generale, facendo però critica a questo settore e un po' anche alla società, e cerca di evidenziare alcuni aspetti un po' loschi, un po' contraddittori e oscuri appunto di questo settore. Totalmente inaspettato e crudo. Non me l'aspettavo così, ma sono super curiosa di vedere come proseguirà. La follia di questo mese è stato recuperare la versione cartacea della Via dei Re di Brandon Sanderson. È bellissimo questo libro, costa e pesa tantissimo, me lo sono dovuta portare in giro per tutto il giorno, mai più, però ne è valsa la pena. Cercherò di farvi vedere qualche dettaglio. Secondo me è veramente molto molto bello questo libro. Io ho, penso, tutta la serie in digitale, ma ancora non l'ho mai letta. E siccome comunque voleva leggerlo anche mio marito, ce lo siamo regalati per il nostro anniversario. Quindi sì, è molto bello che anche all'inizio di ogni capitolo ci sia una sorta di illustrazione. È veramente molto molto bella e curata questa edizione. Spero che sia la volta buona per leggere finalmente questa serie. Mi sono posta proprio come obiettivo quello di iniziarlo entro la fine dell'anno. Da Feltrinelli Comics mi è arrivato un titolo che sembra molto interessante. Io ho iniziato adesso a leggerlo, quindi poi vi farò sapere. Si chiama Comics and Science volume 1, quindi ce ne saranno sicuramente altri. In sostanza, il CNR ogni anno, o comunque ogni tot, collabora con un fumettista diverso e racconta appunto una storia legata al mondo, diciamo, della scienza. E in questo volume sono raccolte appunto diverse di queste storie che sono state create, di autori diversi. Qua troviamo fra i tanti, ad esempio, anche Zero Calcare, Tuono Pettinato e Leo Ortolani. E prima della storia c'è una sorta di introduzione all'argomento che si va a trattare. Molto molto interessante, e lo scopo un po' di questi fumetti è quello, no, di diffondere un po' di, non dico conoscenza, però insomma, di rendere forse più di intrattenimento un argomento che a molti spaventa. E lo trovo geniale, soprattutto magari per i più giovani. Io per adesso ho letto la storia di Zero Calcare, anche se non era la prima perché ero molto curiosa, e devo dire che non è male, non fra le mie preferite, però ci sta. Ultimi due titoli, mi arrivano tutti e due da due case editrici differenti, ma li metto assieme perché tutti e due sono ambientati in Cina e tutti e due sono delle saghe familiari. Vorrei tantissimo approfondire di più la letteratura orientale non giapponese, quindi spero davvero di cuore quest'anno di riuscire in questo intento. Mi sono arrivati da Fazzi Crescita Selvaggia, un titolo che, se non sbaglio, in Cina è stato addirittura censurato, quindi questa cosa un po' mi incuriosisce perché che cosa racconterà mai di così scabroso da essere stato censurato? Non so, mi intriga particolarmente. Poi Nella terra dei peschi in fiore di Melissa Fu. Se non sbaglio, questa è un'autrice non cinese ma americana. Sì, e questo dovrebbe essere il suo romanzo d'esordio, ambientato nel 1939-38 in Cina, appunto. La guerra contro i giapponesi le ha già strappato il marito e adesso minaccia di toglierle tutto. Tre generazioni, due continenti sono il palcoscenico su cui prende vita questo straordinario romanzo.
vi farò sapere. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale vi incuriosisce di più, di quale vorreste che parlassi prima, così inizio a stilare una sorta di lista di priorità. Poi vi aggiornerò sicuramente qua o attraverso gli shorts in modo da essere più immediato e veloce, o se avete un po' di pazienza tramite i video ultime letture. Comunque, se ancora non lo fate, mi trovate su Instagram e TikTok, dove ogni giorno, bene o male, vi parlo non solo di quello che leggo, ma un po' in generale di tutto. Ci sono tantissime foto e video di Taki, se vi piacciono i gatti rossi mi raccomando. E nulla, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!